Il sottopassaggio della stazione ferroviaria di Ladispoli versa in condizioni poco decorose e a lanciare l'allarme sono i passeggeri e i residenti che quotidianamente attraversano il sottopasso. In quale stato versa il sottopassaggio? È sporco secondo lei? Lercio, non sporco, di più. E il nostro sindaco ha promesso che avrebbe fatto pulire tutto e senza me non lo faranno al più presto, perché è quello che dice fa. La situazione, non credo che è una delle più rose, perché comunque il sottopassaggio è sempre sporco. E non c'è sicurezza perché non ci stanno telecamere, andrebbe un pochino rivista la situazione, ma penso come tutta la situazione qui della stazione. Signora, il sottopassaggio è molto sporco sotto, vero? Va bene. I clienti cosa vi dicono? Reclamano qui da noi, qualcuno dice che va al comune, che va a reclamare al sindaco, poi io non lo so. È una cosa, troviamo escrementi di cane, pipì, bottiglie rotte, non si può passare, cioè veramente una cosa indecente. Problema sollevato dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giovanni Ardita. Versa veramente nel degrado, migliaia di persone la mattina prendono il treno e attraversano il campo sportivo per venire al centro della città. Non si può tenere in queste condizioni il sottopassaggio dove è sporco, nero, lercio, e la gente ci viene a fare i bisogni. Bisogna pulire il sottopassaggio alla stazione.